dopo di me prenderà la parola Marco Piacentini, che è il presidente dell'Associazione dei familiari delle 32 vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Noi siamo venuti qui per esprimere la nostra piena solidarietà alle vittime d'amianto e ai promotori di questa manifestazione, come siamo stati il 6 aprile all'Aquila in occasione del 7° anniversario del terremoto dell'Aquila, come siamo stati il 10 aprile a Livorno in occasione del 25° anniversario della strage del Moby Prince. Moby Prince, 140 vittime, zero colpevoli. Allora noi come assemblea 29 giugno siamo a fianco dei familiari in questa battaglia durissima, perché abbiamo sul banco degli imputati delle persone che contano. Abbiamo le ferrovie, abbiamo Moretti, tutto il gruppo dirigente delle ferrovie e le società coinvolte in questa strage, che sono 9 a livello europeo. Come dire che quei vagoni cisterna che trasportavano 40 tonnellate di GPL fossero delle multinazionali viaggianti. Abbiamo 33 imputati e 9 società coinvolte. In questi 7 anni la mobilitazione è stata quotidiana. Noi stiamo già preparando da alcune settimane il prossimo anniversario, il 29 giugno. Lo scorso anno c'erano quasi 10.000 persone a manifestare a fianco dei familiari e per noi è un appuntamento importantissimo. Poi Marco sicuramente inviterà tutti quelli che possono essere con noi il prossimo 29 giugno, perché è la sintesi di tutto un lavoro e di una mobilitazione. Voi dovete sapere che tutti i 29 di ogni mese, ieri sera eravamo sul luogo della strage, noi siamo lì con i familiari e la campana suona 32 tocchi, che sono il numero delle vittime. Quindi dal 29 luglio 2009 noi siamo lì tutti i 29 di ogni mese. Come noi siamo tutte le udienze, siamo all'85esima udienza, siamo presenti in aula dove non possono entrare le telecamere, sicuramente oggi è il processo più importante in questo paese, ma viene preclusa la possibilità di renderlo visibile. Noi siamo lì con gli striscioni, con le foto dei familiari, delle vittime, siamo lì a dire che siamo presenti, che non accetteremo che sia un processo farsa, non accetteremo una nuova Moby Prince, perché noi lo abbiamo detto dal 29 giugno 2009, da quando ci siamo costituiti in assemblea 29 giugno. Abbiamo detto vogliamo che questa strage non sia dimenticata come tante altre, che non rimanga impunita come il Moby Prince e tante altre e che non abbia a ripetersi. Ma sappiamo anche che quella strage era prevista e prevedibile, ma non era evitabile, perché se oggi si mette al centro il problema della competitività, del mercato e del profitto, è chiaro che queste aziende come le ferrovie applicano una politica di abbandono sulla sicurezza e la salute. E noi abbiamo affermato con forza che la salute non si monetizza, la salute non si delega a nessuno e non si subordina a nessuna norma, a nessun contratto, a nessuna legge. La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono un bene irrinunciabile, inviolabile e ineludibile. E proprio per questo noi abbiamo condotto questa battaglia, siamo a fianco dei familiari e faremo di tutto perché anche nelle aule giudiziarie ci sia una sentenza che in qualche modo ripaghi quello che è avvenuto il 29 giugno. Noi lo abbiamo definito quello che è un incidente sul lavoro che si è trasformato in un disastro ferroviario e ha provocato una strage con 32 vittime. Queste vittime voi vedete i volti, ci sono i bambini, ci sono le ragazze e io concludo per lasciare la parola agli altri per dire cosa? Che quei ragazzi e quelle bambine non hanno potuto conoscere il mondo, è nostro impegno, nostro dovere farli conoscere al mondo. Grazie. Grazie. Marco, sono un sopravvissuto della strage di Viareggio. Rappresento i familiari delle vittime della strage di Viareggio. La nostra associazione è il mondo che vorrei, cerca di portare solidarietà anche a, come oggi, chi ha sofferto o chi ha avuto sofferenze per problemi e cause di lavoro, che anche l'amianto. Ha detto bene Riccardo, noi siamo stati all'Aquila,
siamo tutti gli anni, siamo andati a Livorno per Moby Prince, siamo oggi qua, saremo a Genova il prossimo 6 maggio per la torre che è crollata nel porto di Genova, saremo anche a Modena il 20 maggio per il terremoto che ha causato delle morti, anche loro erano rientrati nei posti di lavoro e i capannoni sono crollati e hanno ucciso dei lavoratori. Quindi il primo punto è che l'invito che Riccardo ha fatto, io lo ribadisco, che il 29 giugno è un appuntamento importante per noi, ma lo è soprattutto per dare un senso diverso alla partecipazione, ovvero per comunicare soprattutto che se lasciamo che gli altri decidano per noi, quello che sta succedendo oggi è quello che poi accade, no? Perché decidano gli altri. E quindi partecipare in prima persona è dare un segnale diverso, cioè vuol dire non lascio agli altri decidere le cose, ma voglio capire e voglio essere presente. Il 29 giugno un treno carico di GPL, 14 cisterne, ognuno portava più di 34.000 litri di GPL, si è rovesciato, si è squacciata una delle 14 cisterne e 32 persone sono morte, ma erano nelle proprie case, al sicuro, almeno così si pensava. Una notte praticamente un intero quartiere è stato devastato dal fuoco, come ha detto Riccardo, un incidente sul lavoro che ha causato un disastro ferroviario, uno dei più gravi a livello europeo, e 32 persone sono morte, ci sono stati tantissimi feriti, come dicevo, un quartiere intero distrutto. Noi siamo ancora aspettando il primo grado di giudizio dopo 7 anni e lo aspettiamo sperando che arrivi entro quest'anno. Tuttavia però due dei 5 capi di imputazione di queste persone che sono citate, cioè i più grossi manager delle ferrovie di Stato, tra cui anche Mauro Moretti, che è stato promosso dal nostro governo amministratore delegato di Finmeccanica perché probabilmente prendeva troppo poco. Non so se... Ok. In qualsiasi modo è stato anche premiato dal nostro ex capo di Stato, Giorgio Napolitano, perché dopo 6 mesi, un anno, dopo che è andato a trovare mio figlio in ospedale, gli ha dato il cavalierato del lavoro. Questo è purtroppo il nostro paese. Come dicevano, a dicembre si prescriveranno 2 dei 5 capi di imputazione, cioè l'incendio colposo e le lesioni colpose. Vuol dire che quell'incendio quella notte non è successo. Per noi familiari della strage di Viareggio è inaccettabile una cosa del genere. Noi stiamo aspettando da 85 appunto di Enzi con il rispetto di quello che sono le leggi, con la dignità che ci appartiene, siamo tutti i giorni in quell'aula, tutte le udienze in quell'aula, a capire cosa sta succedendo. Il fatto è che però in Italia di questo non se ne può parlare. Tant'è vero che io domando sempre alle persone, avete mai visto uno speciale su Viareggio? Avete mai visto un approfondimento sui giornali, sulle televisioni? Guardate, in quell'aula si parla di sicurezza ferroviaria, in quell'aula si parla che i treni non vengono controllati, si parla che gli assili viaggiano con la ruggine sotto, si parla che non c'è un piano di prevenzione del rischio a livello nazionale sulle ferrovie. Hanno detto che i treni devono camminare perché devono avere via libera e se qualcuno è vicino, se succede un incendio, succede qualsiasi disgrazia, la gente si deve scansare. Questa è la modalità di prevenzione di ferrovie. E chiamano ingegneri dal Politecnico di Milano e da Roma per dimostrare l'inverosimile. Queste sono le modalità e ci continua a perseguitare perché ci vogliono far uscire dal processo. Ci offrono 10 volte tanto quello che per legge si sarebbe dovuto. Ci continua, meno male che siamo sempre, ancora 10-15 familiari che siamo sempre nel processo. Le parti civili erano 450. Hanno ridato e rimborsato più del dovuto, pur di far uscire, perché loro volevano gestire loro il processo e noi non glielo abbiamo permesso. Ecco perché ci sono 33 imputate e 9 società imputate anche loro, perché altrimenti di Viareggio sarebbe già finito tutto. Noi non lo permettiamo e oltretutto noi siamo lì per chiedere giustizia con la G maiuscola, però la giustizia finisce a dicembre 2016. Perché si prescriveranno 2 dei capi di imputazione, ditemi voi, quale giustizia? Noi l'abbiamo chiesto anche al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia Orlando, che abbiamo incontrato a settembre.
voi mi dovete rispondere, ma non a me, dovete rispondere a mio figlio Leonardo, dovete rispondere, qual è, dove la dobbiamo trovare la giustizia noi familiari, se non è un processo, dove? Dovevano rispondere, ancora io non ho avuto risposta. Allora chiedo proprio all'istituzione, gliel'ho chiesto insieme a Daniela, noi stiamo aspettando questa giustizia, però non ci fermiamo lì, perché noi con il mondo che vorrei appunto abbiamo intrapreso un'altra strada, che è quella di cominciare a diciamo così, a svegliare un po' le coscienze attraverso appunto quelli che sono i nostri contenuti importanti, cioè il nostro messaggio, che da quella notte per noi è cambiata la vita. Noi non abbiamo altro da fare che raccontare quello che è successo quella notte e quello che sta succedendo in quell'aula da 7 anni a questa parte. Lo raccontiamo attraverso libri, attraverso cortometraggi, attraverso mostre, attraverso teatro, attraverso una 4 giorni che ci sarà poi a agosto a Viareggio, dove le persone partecipano, e raccontiamo cosa sta succedendo in questa realtà. Perché questo che accade, dove quei soldi pensano di comprare tutto e tutto e di far piacere le persone. Questa è la modalità, però noi non ci stiamo, siamo un pochino diversi. Io quello che ho sempre detto, la cosa che per loro è stata sfortunata, perché loro dicono che l'incidente di Viareggio è stata una casualità, è stata sfortuna, ti dico la cosa che per voi è sfortuna che sia capitata a Viareggio, perché fortunatamente Viareggio risponde con tante iniziative, infatti dal 29 di giugno ci saranno tutta una serie di iniziative create da associazioni di volontariato, associazioni che sono a Viareggio e che creano eventi per ricordare e per non dimenticare, perché chi perde la memoria perde il futuro, secondo me. Grazie a tutti. Nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro e sul territorio. È difficile aggiungere qualcosa dopo quello che hanno detto chi mi ha preceduto, però voglio aggiungere due piccole cose che sono di supporto anche a questa giornata. Innanzitutto ringraziare chi da anni del Comitato di Sesto organizza questa giornata, che serve a tenere i fari accesi su quella che è una strage continua sul lavoro e non solo di amianto. Ringraziare anche chi oggi ha partecipato, a partire dalle associazioni di Viareggio, che hanno ricordato una strage che ancora una volta, come tutte le stragi che avvengono sui luoghi di lavoro, rischiano di rimanere impunite. E quindi questo è uno schiaffo alla sete di giustizia, in primis di quei lavoratori, operai, o di chi abitava nei territori inquinati dalla produzione industriale in questo paese e nel mondo, sarebbe uno schiaffo ulteriore alla loro sete di giustizia, che come è stato detto non sono un risarcimento, i soldi non ci restituiscono i nostri cari. La giornata di oggi ha sancito per tutti quanti che non importa se i morti sono della Breda, sono di Viareggio, della Pirelli, di Casale Monferrato, di Broni, dell'Ilva, sono morti di tutti quanti, e quindi questa giornata ci manda un messaggio a tutti quanti, di cui noi pensiamo che anche gli altri concorderanno, ce ne facciamo carico, non lasceremo che si spengano i fari su questa ingiustizia, perché come hanno scritto Michele e Daniela nel libro Amianto, morti di progresso, noi resisteremo, benissimo, questa parola ha un valore molto alto, specialmente in questa città, oggi città metropolitana, Sesto fa parte delle città, e quindi una città medaglia d'oro, dove la resistenza ha significato non la resistenza di resistere, l'avevano fatto per 20 anni di dittatura e poi la guerra, ma la resistenza ha significato la liberazione dalla dittatura. Bene, io penso che questa battaglia
per la giustizia, per basta morti sui luoghi di lavoro, per il profitto, ecco, deve essere una battaglia di liberazione da questo male che colpisce l'umanità. E ricordo un'ultima cosa, perché i compagni di Viareggio hanno ricordato il rischio prescrizione. Benissimo, noi pensiamo che questa cosa che incombe su tutti quanti i processi, incombe su quello che è il processo dei processi in questo paese e che, come si suol dire, si sta facendo grazie a chi, come dal comitato, cose varie, si batte per avere giustizia, si sta facendo questo processo, è quello dell'Ilva. Ebbene, noi pensiamo che sia giusto che, oltre le testimonianze, il tramandare la memoria per le future generazioni, sia giusto che la nostra presenza, la nostra battaglia di tutti quanti venga testimoniata dentro i tribunali, perché non è possibile che nei tribunali non ci sia la voce diretta degli operai, dei familiari e dei comitati, perché questo fa parte anche del chiedere giustizia. Bisogna incutergli timore ai signori giudici, prima che, come hanno smantellato il pool di Guariniello, smobilitano anche quei onesti magistrati che vogliono rendere giustizia a chi ha sofferto le mani. Grazie. Innanzitutto esprimere la mia solidarietà a chi è impegnato in questa lunga battaglia, in particolare per quanto riguarda l'amianto, la prima sentenza di 110 anni fa, proprio quelle delle terre in Pesaro, il processo a Torino. Vorrei fare due rapidissime considerazioni. Dopo la lunga battaglia, presidio giorno e notte, 23 anni fa, conquistammo la legge che vietava l'amianto. Entro due anni governo e regioni dovevano provvedere ad adottare i piani per eliminarlo in tutta Italia. Sono passati gli anni, non si è provveduto. Non c'è solo i processi, ma c'è chi ha la responsabilità. La Costituzione dice che gli ostacoli ad assicurare diritti e parità compete allo Stato nel rimuovere gli ostacoli che lo impediscono. Il governo e il Parlamento, che è uno di questi due strumenti, non hanno provveduto a 23 anni di distanza. Vorrei sottolineare che non è che questo, la rimozione degli ostacoli a eliminare tutto ciò che nuoce alla salute, alla sicurezza, alla vita di chi lavora, sia affidata ai tribunali, ma è affidata a chi ha il potere. Ora, perché ho preso la parola? Due anni e mezzo fa è stato presentato il piano nazionale che prevede i 21 piani regionali, però è bloccato questo piano presso il Consiglio Stato-Regioni. Ancora due giorni fa in Parlamento, in occasione della giornata sull'amianto, c'è stato un confronto. Qui non dobbiamo pensare alla lunga. Cari cittadini, cari cittadini, cari amici e compagni, ma dobbiamo incalzare perché nei giorni scorsi, malgrado che vi siano proposte precise e tutte delineate, compreso i dati forniti dall'INAIL, ma anche dalla Commissione Salute e Sanità del Governo,
che indicano come sono aumentati i morti, ma come bisogna procedere. Ora dobbiamo fare in modo che chi sta alla Camera dei Deputati, chi sta al Senato, chi sta al Governo, a partire dal Presidente del Consiglio, il Ministro del Lavoro, il Ministro della Salute, nei prossimi mesi deve adottare le misure che consentono la definitiva approvazione. Se non facciamo questo, facciamo i conti, piangiamo. Io mi ricordo il primo funerale a cui partecipai più di 40 anni fa qui a Sesto, di un lavoratore della Breve che era morto vicino e abitava vicino dove c'era la sede del sindacato. Ne ho visti tanti, ho partecipato tanti. È importante la partecipazione, ma qui dobbiamo dire che chi comanda deve decidere, non può più rinviare. E quindi né il Presidente del Consiglio né chi sta in Parlamento può trovare balle. Nel prossimo piano finanziario ci devono essere i finanziamenti e i provvedimenti che consentono entro l'anno di adottare i piani regionali e i finanziamenti necessari. Diversamente non dobbiamo mollare, non dobbiamo aspettare allora, bisogna incalzarne. Più volte abbiamo fatto i percorsi, credo che dobbiamo darci delle tappe in modo che prima che votino rendano conto e si assumano la responsabilità tutti quelli che sono lì seduti. Non so se sono stato chiaro, ma avendo alle spalle ormai più di 50 anni di impegno per eliminare l'amianto, vorrei che avessimo coscienza. 23 anni fa incalzammo l'allora Presidente della Camera, Mindegliotti, dice più mi impegno. Bloccò l'orologio, consentì prima che fosse sciolto il Parlamento di approvare la legge. Dobbiamo fare che il Presidente della Camera, il Presidente del Senato si muovano con questo spirito e costringano il Governo e il Parlamento ad assumere le decisioni. Diversamente dobbiamo dire a tutti, indipendentemente dal partito dal quale appartengono, deputati e senatori, che sarà sulla loro coscienza i futuri morti, perché loro non provvedono ad approvare le misure che a loro compete e per i quali sono stati eletti. Vi ringrazio per l'impegno delle prossime settimane e dei prossimi mesi per non consentire di non adottare queste misure. Grazie per l'attenzione e per l'impegno. Grazie. Brevemente per esprimere la nostra solidarietà al Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio, per tutto il lavoro che ha sviluppato in questi anni, per due cose sostanziali, per il fatto di mantenere viva la memoria, non solo in ricordo dei colleghi e dei compagni di lavoro uccisi all'interno della fabbrica, ma anche per continuare a denunciare il fatto che i padroni sapevano e non sono mai intervenuti, che spesso e volentieri nei processi vengono assolti sostanzialmente. E un'altra cosa è per la resistenza, il fatto che il comitato esista è di stimolo anche per il fatto che negli altri comuni, nelle zone, a livello più generale si intervenga su questo discorso della salute. Io volevo spostare magari brevemente il discorso sul territorio, perché il problema dell'amianto c'è e ce l'abbiamo. Il problema è che il picco dei malati e dei morti che seguiranno di mesotelioma non è ancora arrivato, secondo i tecnici, perché abbiamo i nostri comuni che sono pieni sostanzialmente di cemento amianto, perché su questo discorso si è estremamente in ritardo. Le istituzioni fanno i piani, fanno le date di scadenza e poi spostano le date di scadenza, ma la salute e i cittadini poi con questo lavoro muoiono. Quindi il discorso di creare una rete territoriale che insista anche sulle istituzioni, oltre che nel lavoro di difesa della salute all'interno della fabbrica, ci trova completamente d'accordo.
D'altra parte con Michele Michelino non è la prima volta che ci troviamo, ecco, con i compagni di Sesto in numerose iniziative che organizziamo noi come AIEA e loro come comitato. E quindi l'auspicio è che vada avanti questa collaborazione, si allarghi, perché se non difendiamo noi come cittadini, come organizzazione sul territorio, non deleghiamo nessuno, le istituzioni non lo fanno. Bravo. Grazie a voi. Faccio parte dell'assemblea antifascista, conosco molti di voi perché abbiamo combattuto insieme la nostra lotta contro le malattie, i morti di Tricoma, erano morti della Galvanica e da Como e Zavarete. Sono stati parecchi morti, i compagni sono venuti anche da Milano per sostenerci e di questo ancora portiamo un ricordo. La mia considerazione è soltanto questa, cioè presente un articolo che è comparso recentemente nella cronaca locale della mia città e riguardava un signor padrone di quelli con la B maiuscola, è stato amministratore delegato delle officine Stanga di Padova, delle officine di Cittadella, faceva una coibentazione delle carrozze ferroviarie, è stato presidente degli industriali di Padova, è stato presidente della banca Anton Veneta, è titolare, dicono la sua famiglia, di un grosso consorzio commerciale a Padova, insomma un signor padrone, come dicevo prima. Questo signor padrone si è trovato con 100 morti da mesotelioma tra Cittadella e Padova e evidentemente la cosa migliore che ha pensato è quella di pagare precedentemente al processo i familiari delle vittime e così si è tolto di mezzo il processo penale. Dopodiché la notizia che abbiamo visto in questi giorni è stata che questo tizio, condannato al pagamento di 2.700.000 euro dal Tribunale Civile, ha pensato bene di dichiarare che lui è proprietario soltanto della sua pensione, che è di 2.000 euro mensili. Quindi questo signore non ha pagato per la causa penale, non paga per quella civile. Allora, visto che oggi si parlava di giustizia e di tutte queste cose, io credo che ci sia di fondo un malinteso, cioè fin tanto che la società è impostata in questa maniera non possiamo pensare che ci sarà una qualche giustizia, che ci sia una giustizia da una parte o dall'altra, no, evidentemente non si arriverà a nessun risultato. Mi sembra che anche i compagni di Arezzo l'abbiano detto chiaramente, il fatto che Moretti subito dopo quello che è successo sia stato nominato Cavaliere della Repubblica, dice lunga su dove stiamo andando, saranno impuniti e resteranno impuniti sempre, a meno che effettivamente non ci sia qualcuno che è deciso a fargliela pagare. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi, visto che il clima così entriamo dentro? Avendo cercato di ascoltare e di riportare le motivazioni di queste lotte nei comuni in consiglio provinciale fino a quando si votava 2 anni fa. Quello che voglio dire è semplicemente questo. Questo manifesto che raffigura la delegazione, la manifestazione e la lotta di fronte alla Camera dei Deputati riporta dei dati che devono essere conosciuti sempre di più. Sono indicati migliaia di morti conosciuti, migliaia di morti che sono avvenuti e migliaia di morti che sono annunciati nei prossimi anni. La capacità che il Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio ha nel suo nominativo porta qua tante testimonianze anche oggi e porta un incredibile risultato, che è quello di aver fatto una grande lotta per non monetizzare e non cedere al soldo, per fare misure di protezione, per denunciare anche le grandissime responsabilità del padronato, per sostituire, questo lo dico con rammarico, avendo cercato di fare qualche cosa, a volte l'inerzia e a volte è la complicità piena delle istituzioni. Ma la cosa importante è aver anche diffuso la conoscenza,
Michele Michelino l'altro giorno era di fronte alla Scala per denunciare insieme ad altri che insieme alle fabbriche e alle storie che qui oggi sono rappresentate ci sono luoghi una volta impensabili che escono dalla pubblica opinione come sono i morti alla Scala. Ci sono i libri. L'altra sera al Teatro della Cooperativa c'è stata un'iniziativa culturale che cerca di diffondere quello che voi testimoniate, quello che voi conoscete a tutti. Ma c'è anche una cosa su cui voglio concludere. Pizzinato ha detto bene qual è l'obiettivo, però qua siamo in Lombardia. Guardate che noi qua abbiamo classi dirigenti che hanno in mente di mantenere gli impegni solo quando si tratta di fare grandi eventi come l'Expo, di fare grandi opere in cui ci sono tanti soldi che poi, come ha detto il giudice Davigo, troppe volte finiscono nella corruzione. Le classi dirigenti non hanno in mente, nonostante queste testimonianze, questa lotta durissima e così importante, di mettere al primo posto la tutela della salute. Siamo ad aprile e allora dobbiamo ricordarci che la parola antifascismo e la parola prima priorità, battersi per ridurre le morti e per annullare le morti di amianto e le morti dal lavoro e dallo sfruttamento, non esiste, c'è solo una garanzia, l'impegno di tutti noi, l'impegno collettivo, ma quello che ho sentito con una frase conclusiva detta da uno dei più importanti testimoni di oggi. Noi aspettiamo giustizia, ma non vi fermate e non ci fermiamo. Questa è l'unica garanzia che ha prodotto risultati e ne può produrre altri nonostante tutto e nonostante i governi in carica che si succedono con le stesse politiche che tutto hanno in mente tranne che il benessere e la salute delle persone, dei lavoratori, delle donne e dei bambini. Grazie. Grazie, voglio solo ricordare un'ultima cosa. Guardate che noi quando andiamo in tribunale, per noi la lotta è stata importante, non perché pensiamo, abbiamo la concezione che la giustizia esiste una via che ne so giudiziaria al socialismo o che noi sappiamo benissimo che c'è una giustizia di classe a favore dei padroni in questo sistema, ma per noi i tribunali sono stati importanti come la lotta in fabbrica, come la lotta sul territorio, perché sono stati un altro luogo dove noi abbiamo portato la nostra lotta. E questo ci ha fatto andare anche sui mass media, nel processo Pirelli, nei processi Breda, in tutti gli altri processi, dove si è visto chiaramente che c'è una giustizia di classe e quando si dice che esiste una giustizia al di sopra delle parti è una balla, perché chi ha i soldi prende i migliori avvocati e quei cavilli la tira lunga fino alla prescrizione. Noi lo sappiamo, ma non per questo abbiamo rinunciato di andare anche in tribunale. Come noi sappiamo benissimo che la scienza non è neutrale, l'abbiamo visto nei tribunali, loro pagano i consulenti migliori che a seconda di chi li paga dicono quello che vuole chi li paga e noi lo sappiamo benissimo, ma questo non ci impedisce di andare anche in tribunale perché noi crediamo che il fatto che noi siamo andati in tribunale ha contribuito, almeno per l'amianto, ad aumentare la consapevolezza e aiutare la coscienza maggiore che l'amianto è un pericolo. E questo non saremmo mai riusciti ad arrivare a tanta gente se non fossimo andati nei tribunali. Quindi per noi questo è un risultato. E noi crediamo anche un'altra cosa, di questo siamo convinti, che quando si vive in un paese dove l'ingiustizia è legge, noi lo facciamo ogni giorno questo. Ribellarsi per noi non è un diritto, è un dovere. È un dovere, perché se le leggi sono sbagliate, noi abbiamo il dovere di combatterle anche in tribunale. Pochi giorni fa abbiamo vinto la causa, quella di Capelli, su un cavillo, su un problema proprio della prescrizione, dei 3 anni e 150 giorni da quando uno scopre che ha la malattia professionale. È la prima volta in Italia, noi l'abbiamo tentata, siamo andati avanti. Nessuno voleva farla questa causa, nessun avvocato, siamo riusciti a convincere il nostro avvocato, siamo andati avanti e abbiamo vinto. E a questo ha aperto la strada a tanti altri lavoratori ammalati che avevano una malattia che prima non era riconosciuta dall'INAI e che oggi magari è tabellata, di vedere riconosciuto anche se tardivamente un briciolo di giustizia. Quindi noi non crediamo, non è che abbiamo fiducia nella giustizia perché siamo una società divisa in classi,
la classe che comanda è quella che fa le leggi ed è quella che mette gli uomini alla Corte Costituzionale, i padroni sono quelli che pagano le campagne elettorali dei vari politici, i quali fanno i loro interessi, le multinazionali in modo particolare, lo sappiamo. Ma noi comunque partecipiamo, vogliamo dire la nostra e non ci arrendiamo. Non è che stiamo a casa perché non possiamo fare niente, no, l'inattività è la sconfitta. Non è importante essere sconfitti, l'importante è come si è sconfitto. Se lotti, ecco che non è una sconfitta, perché la sconfitta di oggi, come è servita a noi, in alcuni processi che abbiamo perso, è servita per portare a casa la vittoria domani, per non fare determinati errori, perché abbiamo più consapevolezza del nemico che combattiamo. Ecco perché allora noi portiamo la battaglia anche in tribunale senza nessuna illusione. Ma anche questo è un campo di lotta di classe, come si diceva una volta e come lo è, ancora anche per noi. Volevo solo precisare questo, grazie.